la conferenza stampa attiene ad una indagine che è stata brillantemente svolta dalla nostra procura, da alcuni magistrati della nostra procura e dalla Digos della Questura di Catania, a cui debbo oggi formulare veramente le mie più vive congratulazioni, perché hanno lavorato in maniera veramente seria, professionale, approfondita su di un'indagine particolarmente complessa che ha consentito di svelare un sistema di nefandezze che purtroppo macchia in maniera veramente pesante il nostro Ateneo, perché purtroppo coinvolge tutti, e non è, il purtroppo non è riferito alla, ovviamente agli esiti dell'indagine, ma a quello che ha fatto emergere, colpisce tutti i personaggi di maggiore responsabilità interno dell'Ateneo, il rettore precedente, il prorettore e numerosi capi dipartimento. Sostanzialmente abbiamo accertato che questo sistema, che vedeva al vertice proprio il precedente rettore e il rettore attuale, ha inquinato il sistema di votazione all'interno dell'Ateneo, prima per la nomina del rettore, poi degli organi più importanti dell'università, e a cascata questo sistema si è perpetuato per condizionare i numerosi concorsi di tutti i dipartimenti interessati. Sono emersi, sono stati accertati attraverso il vaglio del giudice delle indagini preliminari, che ben 27 concorsi sono stati condizionati, qui usiamo l'espressione truccati, 17 per professore ordinario, 4 per professore associato, 6 per ricercatore. Nel corso della conferenza stampa verrà dato conto di alcune intercettazioni che sono state effettuate, che veramente denotano un sistema che non esito a definire squallido, perché le persone che vengono proposte non sono le più meritevoli. Quando qualcuno ha per aggiudicarsi ovviamente il titolo, quando qualcuno ha il coraggio di proporsi come candidato per questi posti, nonostante che il capo del dipartimento abbia deciso che non sia venuto il suo momento, queste persone vengono fatte oggetto di critiche pesanti, addirittura di ritorsioni da parte del capo dipartimento. Fatti questi che sono estremamente gravi e che certamente non fanno onore a persone che invece dovrebbero appartenere al mondo della cultura, cultura che non può soffrire l'adozione di sistemi clientelari e non basati sul merito per potersi perpetuare, perché è ovvio che una cultura che si basa su questi sistemi è una cultura che è destinata a rimanere sterile e a perseguire più esigenze clientelari che non esigenze di progresso, di sviluppo della nostra società. Sono molto triste nel dire queste cose, perché evidentemente se neanche l'Ateneo catanese si sottrae a queste logiche, è evidente che la rifondazione, la necessità di ripartire da capo è molto ma molto ma molto più profonda. È ovvio che io sono assolutamente ottimista e penso che sia necessario che anche all'interno del mondo accademico, dove sicuramente ci sono figure che vengono sacrificate ma che certamente meritano di appartenere a questo mondo accademico, si facciano avanti, rappresentino quali sono le difficoltà che incontrano per poter operare senza dover ricorrere ai favori e alle clientele, e che chiaramente denuncino queste situazioni. Purtroppo, come voi sapete, nessuna istituzione si sottrae a queste logiche. L'importante è che queste logiche vengano perseguite così come meritano e si possa voltare pagina e ricominciare da capo, ovviamente prima facendo i conti con ciò che di sbagliato è stato fatto. Io darei senz'altro a questo punto la parola alla dirigente della Digos, a cui rinnovo veramente la gratitudine per il modo veramente professionale, serio, con cui ha svolto insieme ai suoi validissimi funzionari questa indagine. Prego, dottoressa. Grazie signor procuratore, buongiorno a tutti. Certamente posso aggiungere davvero molto poco alle parole che sono state espresse dal signor procuratore.
Anch'io sono rimasta particolarmente colpita e particolarmente rattristata nel momento in cui abbiamo iniziato questa attività di indagine e che naturalmente non sapevamo che avrebbe poi comportato questi sviluppi, avrebbe portato questi sviluppi. E successivamente, nel momento in cui abbiamo eseguito stamattina queste misure interdittive e contemporaneamente le perquisizioni nei riguardi di altri 40 tra docenti e professori universitari, non solo dell'Ateneo Catanese ma anche di altri atenei della penisola, e quindi parliamo di Padova piuttosto che anche di Milano, di Genova, insomma ci sono tutta una serie di altri atenei che sono stati coinvolti in questo malaffare. Appunto, come vi dicevo, anche io sono rimasta particolarmente rattristata perché ho sempre creduto e credo e tuttora continuo a credere nella bontà di un sistema universitario che possa portare cultura. In questa maniera però abbiamo scoperchiato una pentola e siamo certi che questa cosa logicamente farà sì che saremo tutti molto molto più attenti, e soprattutto coloro i quali non sono stati inseriti e non hanno potuto ottenere ciò che loro volevano. Nello specifico però il sistema attraverso il quale veniva alterato il naturale esito dei bandi di concorso, come si diceva, per il conferimento degli assegni, delle borse di studio, dei dottorati di ricerca e anche per l'assunzione del personale tecnico e anche per la composizione degli organi statutari, e nello specifico e nel dettaglio appunto è stato curato dai miei collaboratori e dai funzionari, e nello specifico appunto dal dottore Pucci, al quale sinceramente vorrei dare la parola proprio per poter meglio entrare un po' nel dettaglio e di come anche si è partiti per lo svolgimento di questa attività di indagine. Grazie. Prima di fare questo io desidererei che da parte di uno dei colleghi dell'ufficio, oltre che del dottor Pucci, si dia un dettaglio maggiore, come giustamente rilevava il dirigente della Digos, di questa indagine, e poi gli altri risponderanno alle vostre domande se ce ne saranno. Quindi, se uno dei colleghi è il dottore Pucci, veramente splendido investigatore, possono incominciare a dettagliare un po' meglio. Sì, in realtà anche da parte nostra un ringraziamento per me di maniera a tutto il personale della Digos, perché hanno lavorato per 2 anni a un'indagine molto complessa senza risparmiare né tempo né energie, in maniera veramente encomiabile. Da parte nostra quello che ci è emerso con grande evidenza è che man mano che andavamo avanti nelle indagini e man mano che sottoponevamo a controllo nuovi concorsi, non siamo riusciti a trovare di quelli investigati un solo concorso svolto con criteri meritocratici. Anzi, l'unica volta in cui per un accidente del destino il soggetto più meritevole stava vincendo il concorso, la commissione è stata richiamata all'ordine dal rettore, che ha imposto invece una modifica del concorso per far vincere il soggetto che era stato precedentemente designato. Quello che emerge dall'indagine è che sostanzialmente tutti i concorsi vengono organizzati prima sulla base del vincitore, e intorno al vincitore viene costruito il bando ad hoc sartoriale per l'assegnazione. Si stabiliscono le pubblicazioni sulla base del numero di pubblicazioni che ha il vincitore, si stabilisce l'ordine di chiamata sulla base della possibilità di avere un soggetto piuttosto che un altro, si costruiscono addirittura finti eventi culturali per poter pagare le trasferte dei commissari. In un'occasione abbiamo avuto un evento inventato, una finta conferenza, soltanto per poter pagare la trasferta al collaboratore. Abbiamo colloqui in cui addirittura il presidente della commissione di concorso, il capo del dipartimento, alla presenza del vincitore designato, chiamano un soggetto che aveva osato fare domanda, convincendolo a revocare la domanda. Quindi è un contesto di assoluta e diffusissima illegalità, e il nostro invito vero e reale è che tutte le persone che in questo momento
hanno negli ultimi due anni subito una pressione, hanno avuto un allontanamento, sono stati contattati per non presentare domanda o lo hanno presentato e poi l'hanno revocata, in questo momento abbiamo bisogno di tutta l'apporto di collaborazione che può esserci fornito, perché vogliamo andare fino in fondo, abbiamo necessità di comprendere fino in fondo come stanno le cose. Il dottor Pucci, oltre che dare maggiori dettagli, vi illustrerà i contenuti di un PowerPoint dal quale emergono alcune delle conversazioni più rilevanti. È evidente che siamo in una fase delle indagini preliminari in cui c'è stato già il vaglio di un giudice e questo è per noi particolarmente importante. Non vi sono, come sapete, presunzioni di colpevolezza, ma al contrario di non colpevolezza. E però le parole che questi servizi di intercettazione riescono a cogliere sono delle parole che non possono non indignare chi ritiene che si debba accedere ai posti più importanti dell'Ateneo attraverso il merito e non attraverso la clientela. Prego, dottore. Aspettate. Perché il video va avanti direttamente. Vabbè, poi lo vediamo direttamente là. Allora, l'indagine su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania è stata avviata nel mese di giugno del 2015. In quanto vi erano state alcune denunce reciproche fra il rettore pro tempore Giacomo Pignataro e il direttore amministrativo Lucio Maggio. In queste denunce i due esponenti di vertice dell'università si accusavano l'uno con l'altro in merito alla assegnazione e successiva gestione di alcuni appalti. Nel momento in cui è stata avviata l'indagine, che poi si è protratta per oltre un anno e mezzo, quasi due anni, fino al marzo del 2018, è stato scoperchiato, come ha detto la dottoressa, il vaso di Pandora e ci si è resi conto di questo sistema delinquenziale vero e proprio che si ha nel momento in cui vengono decisi i concorsi. Il rettore Pignataro, infatti, che è stato dichiarato decaduto da una sentenza del Consiglio di Giustizia per la Regione Sicilia, voleva inizialmente ricandidarsi per ricoprire l'incarico di rettore, ma poi ha preferito passare il testimone al rettore Basile, col quale c'è stato un pieno accordo di intenti relativo alla gestione e alla spartizione di tutti i posti di potere. Si pensi in particolare che il 2 febbraio del 2016, cioè il giorno dopo dell'elezione di Basile al rettore, nel momento in cui c'è stato il primo incontro fra i due all'interno dell'Università di Catania, la prima domanda che ha posto il rettore Basile al suo predecessore Pignataro era quella se la stanza fosse stata o meno bonificata da eventuali cimici. Quindi questo già lasciava presagire qual era proprio l'intenzione di questo gruppo di persone di gestire le vicende dell'Ateneo. In particolare, con riferimento ai concorsi, possiamo vedere che questi sono i vertici e i capi dipartimento per cui è scattato il provvedimento dell'interdizione. Se lo mettiamo al centro, sì. Tutti possano accedere perché è giusto assicurare condizioni di parità. Quello che è importante sottolineare è il fatto che in tutti i casi di cui ci siamo occupati abbiamo potuto riscontrare che il futuro vincitore del posto di ruolo veniva preventivamente deciso a tavolino e solo dopo veniva avviata tutta la macchina amministrativa procedurale relativa al concorso, che veniva costruita ad hoc sul membro che doveva risultare poi vincitore dello stesso. Quindi sia nell'elaborazione dei criteri, sia nella scelta dei commissari, tra l'altro su questo tengo a precisare che i docenti che venivano contattati per svolgere in qualità di membri esterni, per fare parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi, venivano già subito indirizzati su quella che era la scelta del candidato della sede che doveva prevalere sugli altri. Inoltre nei casi più gravi era addirittura il candidato stesso a elaborare i criteri del concorso,
o addirittura era lui stesso che andava a prendere il commissario che poi sarebbe stato il suo giudice alla stazione e lo accompagnava all'università, o gli faceva recapitare dei mazzi di fiori nell'albergo e così via. Vogliamo fare sì. Alcune conversazioni? Allora, la prima parte, come potete vedere, riguarda la situazione a delinque, in particolare qui osserviamo il prorettore che stabilisce, comunica al direttore Monaco come in realtà Basile abbia interesse a fare proprio il capo, e quindi l'ultima parola spetti sempre a lui. Infatti il diritto su questo aspetto è riconosciuto che era proprio a capo dell'associazione. Un'altra cosa molto grave è stata poi la formazione degli organi statutari. Qua vedete alcune slide che riguardano la formazione del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è stato deciso a tavolino da Pignataro e da Basile, i quali hanno stabilito anticipatamente chi è che doveva vincere e chi è che doveva fare parte del consiglio di amministrazione, e hanno poi materialmente consegnato dei pizzini a Sessa e a Drago, che lo hanno distribuito a tutti coloro che sarebbero stati chiamati a votare, cioè tutti i componenti del Senato Accademico. Triste dirlo, ma i pizzini sono stati dati non solo ai docenti, ma anche al personale del tecnico amministrativo e anche ai rappresentanti degli studenti, che non si sono sottratti a questa logica. Vuole leggere la... Sì, in particolare qua vediamo che la dottoressa Cavallaro, direttore del Dipartimento di Economia e Imprese, dice che lei ha votato attraverso un foglietto che gli è stato dato dai direttori di Area Medica. Questo poi è un commento sull'esito, diciamo, della votazione. Infatti il direttore Gallo dice che il rettore e tutti, c'è stata una volontà, una maggioranza bulgara sulla volontà del rettore, cioè poi infatti la votazione ha rispecchiato perfettamente quelli che erano i desiderata del gruppo, e nel caso in cui uno o due persone, uno o due voti sono stati, non sono andati come era previsto, poi loro stessi hanno commentato dicendo che ciò era accaduto in quanto non erano riusciti ad avvisare quella persona in tempo. Anche il professore Barone, che adesso è in quiescenza, commenta la votazione con il sistema dei pizzini. Il professore Barone, tra l'altro, diciamo, è particolarmente implicato, perché uno dei concorsi riguarda il proprio figlio, per il quale è stato creato Barone, è stato creato un posto per il figlio. Qua inizia, diciamo, ora adesso iniziano tutti i commenti che riguardano i concorsi veri e propri, e diciamo che il professore Basile dice che l'università nasce su una base cittadina abbastanza ristretta, una specie di elite culturale della città, perché fino adesso sono sempre quelle le famiglie. Questo, diciamo, che la verità, la scintilla, la gravità della questione. È un dato di fatto. In questa slide il professore Pignataro critica un docente del suo dipartimento che non vuole ottemperare alla chiamata di un docente nel suo dipartimento, chiamata che è già prevista. Infatti nel gergo, diciamo, universitario, i concorsi per docente vengono definiti col termine di chiamata, e quello che loro utilizzavano era proprio la chiamata, di associando alla chiamata il nominativo, senza fare invece riferimento al settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare, cioè il posto era per una determinata persona. Qui troviamo una conversazione in cui il direttore Pennisi di giurisprudenza concorda con il presidente della commissione di un concorso il numero di pubblicazioni da inserire nel bando, perché i bandi di concorso devono essere formati rispettando determinati criteri, in cui vi è anche uno spazio di manovra discrezionale fra un minimo e un massimo di pubblicazioni, o fra la scelta della lingua straniera da adottare e così via. Queste scelte venivano calibrate sul candidato che poi doveva vincere.
anche il professore Sessa, che all'epoca inizialmente all'inizio della nostra indagine era presidente del Dipartimento di Chirurgia Generale, specialità medico-chirurgiche, e poi è subentrato al rettore Basile nell'incarico di presidente della facoltà di coordinamento di medicina. Anche lui si confronta con il rettore sulla delibera in dipartimento che è andata secondo i loro desiderati. Qui abbiamo il professore Barone che parla direttamente col candidato che dovrà vincere e, diciamo, gli fornisce tutto il materiale e commenta dicendo, riferendosi agli altri candidati, vediamo chi sono questi stronzi che dobbiamo schiacciare. Schiacciare. Anche il professore, diciamo, Gallo del Dipartimento di Informatica si lamenta in una conversazione telefonica perché il rettore Basile gli ha imposto di chiamare una determinata persona pur riconoscendo che quella persona è troppo giovane e non sia il suo turno, ma alla fine infatti dice è una persona di potere, dobbiamo soccombere, e lui si adeguerà a questa decisione. Il professore Filippo Drago, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, commenta con il rettore Basile il fatto che in un determinato concorso c'è il fastidio di una seconda candidata e, come diceva prima il dottore Bisogni, hanno fatto una forte opera di influenza sulla candidata stessa per costringerla a ritirarsi, in quanto pur essendo lei più anziana, pur essendo lei del settore, avevano già deciso che il concorso avrebbe dovuto vincerla un altro docente. Infine, diciamo, anche il direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Monaco Carmelo, commenta molto duramente con un professore che non gli sta dando la disponibilità di fare il docente interno nella commissione per un candidato. E infine l'ultima slide, sempre nei confronti di un altro candidato che si è macchiato del delitto di lesa maestà di fare un ricorso amministrativo, lui minaccia delle fortissime ritorsioni dicendo che la moglie di questo candidato non andrà mai in una commissione né di dottorato, non andrà mai in una commissione di un dottorando, non avrà mai nulla, e commenta con questa frase molto elegante: hanno pestato la merda, ora se la piango. Prego, domande. Scusi? Allora, il punto è questo, è evidente che se non c'è il vaglio di un giudice non è opportuno su questo punto immorarci nel dare delle indicazioni, quindi parlare di coinvolgimento di altri atenei in mancanza di un giudice che dia l'avallo della gravità indiziaria che invece abbiamo per le figure di cui vi abbiamo parlato è una cosa che non rientra nella linea e nello stile della nostra procura, quindi non posso rispondere alla sua domanda. Procuratore, nel comunicato si parla di un codice di comportamento sommesso, se lo volessimo riassumere. E io desidererei che i validissimi colleghi che hanno lavorato e che quindi hanno un'idea molto chiara di ciò in cui si sono imbattuti ci offrano questa sintesi. Prego, prego. Codice di comportamento sommesso, noi siamo rimasti con i colleghi piuttosto basiti nel ritrovare, e perdonatemi l'abbinamento delle conversazioni e delle modalità procedurali paramafiose, perdonatemi l'abbinamento. È un codice sommerso che è basato essenzialmente sul ricatto e sul guadagno reciproco, che prescinde assolutamente dal merito. Nel senso che poteva pure capitare che accedesse e vincesse al concorso una persona che era meritevole, ma era già stato predestinato e deciso. I concorsi infatti non venivano nemmeno più chiamati con le materie, ma venivano chiamati per nome. Questo è il codice e il patto scellerato che stava alla base di tutto. L'università doveva essere in mano solo a pochi, figli dei figli o comunque soggetti che facevano parte, che mantenevano ovviamente questo accordo e questo patto, ed è questo sostanzialmente quello che è emerso. Si prescinde totalmente dalla meritocrazia o dalla possibilità che qualunque studente che si sia laureato possa, senza conoscere nessuno, o senza addirittura accettare di dare qualcosa in cambio, accedere e vincere a quello che può essere un dottorato. Purtroppo questo
è arrivato fino anche a colpire il momento di divenire associati, quindi professori di prima e di seconda fascia, ed è una macchia che dall'origine, che dall'inizio poi va sostanzialmente a infettare tutto il sistema universitario. La cosa che ovviamente rattrista è che quello che dovrebbe essere la cultura, la culla della cultura e la culla della speranza, in realtà adotta gli stessi metodi che noi molte volte ritroviamo, mi perdoni il procuratore il paragone, che noi ritroviamo nelle associazioni mafiose. È la stessa identica cultura della forza e del ricatto. Se sei dentro quel circuito bene, se sei fuori da quel circuito non ottieni assolutamente nulla. Quindi anche il ragazzo o il professore, tra virgolette, tendenzialmente per bene, se non accede, non accetta la condizione a sua volta poi di ricambiare il piacere, tanto vale che vada da un'altra parte. Scusate un attimo, aggiungo una cosa, vengono utilizzate espressioni molto colorite, ma ce n'è una che non è colorita ma che è veramente devastante, quando si dice dobbiamo soggiacere al potere. Ora, quando la cultura ammette che deve soggiacere al potere, cioè è prona al potere, veramente non c'è più spazio per una vera cultura. Questa è veramente la cosa più grave e più desolante tra tutte. Tra le 40 persone indagate ci sono anche i magistrati, non vuoi, il di un posto, ti prego, intervieni, hai sicuramente un quadro completo della situazione. Allora sì, tra le 40 persone segnalate ci sono anche beneficiari di concorsi e sono principalmente beneficiari dei concorsi, che sono un po' raffreddato. E tra i beneficiari dei concorsi, alcuni di questi pretendevano, perché dicevano che era il loro turno, toccava a loro, pretendevano di vincere il concorso, si dolevano nei confronti del rettore, del capo dipartimento, di eventuali altri candidati che non sottostavano alle regole date dall'associazione, alle regole date dal rettore in ordine alla progressione dei vari concorsi che bisognava effettuare, e insistevano appunto affinché il concorso fosse a loro totalmente destinato, senza alcun candidato, senza alcun altro concorrente. Questo del loro accordo con il rettore e col capo dipartimento, facevano parte, accordo che non prevedeva il fatto che loro poi avrebbero detto grazie al rettore e al capo dipartimento, farebbero stati dentro il sistema. Chi andava fuori dal sistema, gli stessi beneficiari del concorso, in alcuni casi naturalmente, non è in tutti i casi, in alcuni casi addirittura si lamentavano, addirittura sollecitavano il capo dipartimento e il rettore poi ad avere condotte ritorsive nei confronti degli altri candidati che non sottostavano e che magari continuavano a perseverare a mantenere la loro candidatura per quel concorso, magari più meritevole, quindi con la paura che un'eventuale commissione non adeguatamente formata potesse poi magari nominarli vincitori al loro posto. Una delle intercettazioni che risponde meglio a quella domanda, che in cambio di che cosa? Quando un determinato barone, tra virgolette, dice, barone non inteso come cognome, io mi sono fatto il per fare nominare quel professore, adesso quel professore deve partecipare a quella commissione d'esame. Ecco il sistema di scambio di favore. Non un direttore soltanto. È un sistema, non è una persona. Come non c'è un tornamento economico? Guardate che non c'è il pagamento di una mazzetta. Ecco. È ovvio che qui non parliamo di mazzette, qui parliamo di concorsi da cui soprattutto in determinati dipartimenti, l'essere professori o meno ti cambia completamente il punto di riferimento economico, su cui, la base economica su cui puoi contare. A parte il fatto che il sistema Catania, che è veramente... Esattamente, è purtroppo un sistema che abbiamo trovato in altre facoltà, anche se devo dire che a mia memoria in maniera così diffusa negli ultimi anni non lo ricordo. Effettivamente c'è uno scambio di favori
non diciamo quali, perché ovviamente là ci vuole il vaglio del giudice, ma un sistema di favori, quando per concorrere per le fasce più alte c'è bisogno di una commissione composta anche da componenti esterni, è ovvio che tu mi fai un favore perché io lo possa fare a te. E questo ovviamente è un sistema corruttivo, per usare le parole del codice penale. Il giudice non l'ha determinata, noi la intendiamo per 12 mesi, ma occorre aspettare l'interrogatorio per sapere se si determina in maniera diversa. Le querelle che erano esposte in precedenza tra un rettore e un ex rettore, per intenderci i professori Pignataro e Recca, avevano destato l'attenzione delle autorità inquirenti e quindi si voleva accertare che non si portasse dietro questo sistema di assoluzione. Docenti universitari che erano pronti, diciamo, a denigrare anche pesantemente tutti quelli che potevano rappresentare uno Stato nel progetto volto a fare vincere il determinato posto al soggetto che loro già avevano preventivamente.